Le ACLI di Chieti e provincia hanno festeggiato i 70 anni della presenza a fianco dei lavoratori, dei giovani e dei pensionati e di chi spende il proprio tempo al servizio della società. Per questo i festeggiamenti si sono tenuti presso la capanna di Betlemme Chieti, un'istituzione di solidarietà creata da Don Oreste Benzi. La nostra casa è una casa dell'associazione Papa Giovanni fondata da Don Benzi, questo amico dei poveri. Questo amico di chi era dimenticato, di chi era ai margini, ed è, si chiama Capanna di Betlemme perché accoglie solo chi non ha nulla da dare in cambio. E si fa accoglienza, ognuno ha la sua stanza, si vive insieme in un sistema educativo familiare. Un traguardo, quello delle ACLI Teatina, che da oltre mezzo secolo guarda ancora con impegno e passione la propria attività, con l'obiettivo di essere sempre dal prossimo ai prossimi. Beh, questa è nella storia delle ACLI, abbiamo sempre guardato agli uomini e alle donne, quindi anche la realtà della famiglia è una realtà per noi importante. Abbiamo cercato di costruire in questi 70 anni delle esperienze importanti, interessanti, e questo è anche sulla famiglia, abbiamo avuto questo nostro ruolo ed è ancora il nostro punto di riferimento. Quando parliamo di lavoro, quando parliamo di welfare, noi guardiamo sostanzialmente alla famiglia, guardiamo al nucleo familiare, guardiamo ai problemi che ci sono all'interno di questa importante realtà istituzionale. Lo sguardo delle ACLI, oltre che con poco Meggiano, oltre che guardare con un occhio di dietro, è guardare alle nuove necessità, per cui da qui il tema del nostro incontro, dal prossimo ai prossimi. Io credo che le prossime sfide saranno molto molto impegnative e importanti e ci devono dobbiamo essere pronti. Per questo la formazione credo che sia l'obiettivo numero uno, il momento più importante della vita delle ACLI, per poter poi dare delle risposte concrete, veramente concrete, e non solo chiacchiere alle esigenze dei cittadini.